ladies and gentlemen. Guten Tag, Monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di RadioSaiuz.it abbia inizio. Via! E buonasera, benvenuti come al solito, come tutti i lunedì alle 22 sui due compari più uno qui su www.radiosaiuz.it. Questa sera siamo partiti con 5 minuti di ritardo, scusateci, ma ci sono come sempre un po' di problemi tecnici, tuttavia risolvibili grazie al nostro testa di caso. Anche questa sera avremo e abbiamo degli ospiti, ma non ve li svelo subito perché prima passo la palla a testa di caso, che deve fare la solita lista della spesa. Questa sera sono al momentaneamente da solo, poi siamo in attesa che arrivi Pablo. Allora, testa di caso, come stai intanto? Buonasera, buonasera cara Gabri, io sto bene, grazie. Tu come stai piuttosto? Ma bene, bene. Siamo in ritardo per colpa di Pablo, diamo la colpa a lui e risolviamo il problema, che dire. Esatto. Ti ringrazio per avermi passato la palla, ci gioco un pochettino e nel frattempo faccio anche la mia lista. Ormai, come dico sempre, Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modrano e Radio. Poi ci sono anche Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ovviamente ci sono sempre le due classiche radio, che sono Radio Science e Radio Science Classiche, per rimanere in tema, quelle storiche, ecco. Inoltre ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook di Radio Science, dove la chat è aperta e io invito sempre i nostri radio, video, telespettatori, come piace a Gabriella, di scriverci, di tempestarci domande. Non abbiate paura, non vi preoccupate, dite, fate, spaccate tutto, con moderazione però. Inoltre ci si può seguire anche sul nostro link di RadioScience.it, anche di la chat aperta, mi raccomando scrivete. Inoltre, come cioè, da un po' di tempo a questa parte, non ricordo, ma credo sarà ormai un anno, c'è il nostro Media Center al www.saiuzmedia.it. Come login basta mettere ospite, non c'è bisogno di nessuna password e si entra nel vasto mondo di Radio Science, dove si possono tranquillamente recuperare format passati e presenti. I futuri non è ancora possibile, però arriveranno. E con questo è tutto, cara Gabri, ti ripasso la palla. Allora, questa sera, come ormai tutti i lunedì, abbiamo degli ospiti. Con noi ci sono i Solaris e in particolare abbiamo Alberto e Lorenzo. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Allora ragazzi, intanto avviso gli ascoltatori da casa che noi stiamo trasmettendo come sempre tutti tramite i potenti mezzi di internet e del nostro caro Saiuz. E quindi i nostri ragazzi Alberto e Lorenzo non li possiamo vedere in questo momento, almeno io non li vedo perché non siamo nella stessa stanza, e loro due tra l'altro trasmettono da due location diverse, quindi ci potrebbero essere un po' di accavallamenti, e chiedo appunto a Lorenzo e Alberto di suddividersi magari durante le domande, chi vuole rispondere risponda, e niente, insomma questo è il riassunto. Allora, diteci intanto chi sono i Solaris, che tipo di musica fate? Vai te. Allora, i Solaris... Tu sei Lorenzo? Lorenzo, sì. Ok. E niente, noi facciamo noise rock principalmente, okay. Con influenze stoner, e sludge, un po' doom. E
usiamo molti FAD, quindi il feedback ci piace tanto, ci piace anche urlare mentre suoniamo e niente, questo siamo allora, noi. Per non è che siamo ignoranti, no? Tipo doom, tutte queste parole un po' inglesi. Scusa se mi interrompo, effettivamente doom mi viene in mente il videogioco storico degli anni 90. Bellissimo. Grande. Ritorno al mio cantuccio. Un po', sì, si è anche un po' cresciuti tutti con Doom, quindi un Doom, master. So che vuol dire, significa distruzione, no? Tipo? Diciamo no? Che è un genere che si rifà un po' ai Black Sabbath, okay. Per rock anni 70 un po' scuro, un po' pesante, tra virgolette. Esatto, quindi un genere abbastanza pesante. E poi le altre parole che hai detto, scusami che adesso non mi ricordo più. Stoner, che esatto, cosa vuol dire? È un genere che nasce, da, anche quello viene ripreso un po' da quello che facevano i Sabbath, però un po' più, diciamo anche quello lento, può essere lento o veloce, nasce in California, nel Palm Desert, ed è caratterizzato anche quello da riff pesanti. E sludge okay. Più o meno è una cosa simile, quindi diciamo che sono... bisognerebbe ascoltarli, ecco, per capire. Esatto. No, io te lo chiedo perché un po' io in questo tipo di genere sono, diciamo, non conosco molto bene, quindi sono un po' ignorante, poi anche da casa magari non tutti conoscono questo genere musicale che secondo me è forse anche un pochino di nicchia, no? Me lo confermi? Sì. Sì, diciamo rispetto a quello che è il commerciale, sì, ecco un po' abbastanza di nicchia. Esatto, quindi magari sì, per chi non è diciamo molto esperto, ecco, giusto, abbiamo dato un'idea del genere che fate, ma comunque poi tra poco lo andremo ad ascoltare, quindi magari sarà un pochino più chiaro. Allora, io ti chiederei, magari tra un po', tra 5 minuti mandiamo il primo brano. Ti chiederei di spiegarmi come mai vi chiamate Solaris, cosa significa? O uno dei due, o Alberto o Lorenzo? Albi, questa risponde Albi. Il nome deriva da un libro di fantascienza del 62 di Stanislav Lem. Ok. Che abbiamo tutti e quattro molto caro, quindi abbiamo voluto omaggiarlo con il nome della band. E di cosa parla questo libro esattamente? Se cioè, così insomma una... È un libro di fantascienza che parte da un antefatto in cui viene scoperto un pianeta che non sottostà alle regole scientifiche conosciute, e da lì si sviluppa una storia che arriva quasi al filosofico, tra virgolette. È okay. Molto interessante. Io trovo che sia molto interessante, abbiamo già avuto diciamo alcuni artisti, non ci capita molto spesso, però abbiamo avuto degli artisti che magari fanno metal oppure comunque un rock molto pesante, che si ispirano molto alla filosofia, e quindi vi chiedo per voi quanto è importante la filosofia o comunque la cultura letteraria nelle vostre canzoni, nella vostra composizione. Chiaramente vai te, va. Un attimo, io ho perso, scusate la capita. La letteratura per me letteratura e filosofia e storia, anche troppo, perché ho scelto anche un percorso di studi vicino a queste tematiche, per me quindi è... Se posso chiedere che tipo di studi, così ci conosciamo meglio. Storia e filosofia, quindi... Ah, ok, proprio esattamente inerente ai tuoi comunque interessi. Esatto, sì, poi quindi cioè, storia, la letteratura poi soprattutto è... mi piacerebbe, cioè, ci piace sempre andare un po' a pescare, tant'è che... Certo. Se capita sempre l'occasione è sempre, sempre bella, ecco. Okay. Però il fatto di Solaris ancora di più, perché è diciamo per tutte e quattro un libro che ci ha quasi un po' segnato nella sua interezza e nel suo appunto quasi essere trascendentale, quasi portare anche un po' a quello che è la società d'oggigiorno,
che la rispecchia quasi nei limiti del conoscitivo, è qualcosa di bello, ecco, secondo me, e anzi consigliamo a tutti di leggere il libro. Ok, io spero che spero di avere l'occasione di leggerlo, comunque in generale spero che i nostri ascoltatori o l'abbiano già letto oppure siano interessati a leggerlo e approfondire un pochino la cultura letteraria. Allora, cari Solaris, abbiamo una domanda che arriva dalla chat di Radio Saiuz. Un certo Gianfranco mi chiede una domanda forse anche un po' scomoda, però io ve la giro, poi deciderete voi se rispondere oppure no. Allora dice, ciao Radio Saiuz e ciao Solaris, volevo chiedervi che ne pensate di un gruppo che mi piace, romagnolo come voi, che si chiama L'Oblio. Non so se lo conoscete. No, io non lo conosco. Te, Albi? Ma non c'eravamo... Avevano suonato a Forlì una volta, mi ricordo. Sì? Ok. Ah. Mi sfuggono. Li conosco poco, onestamente, sì. Ok. Gianfranco chiede anche un'altra cosa. Io a questo punto non so se voi lo conoscete, un certo Gianfranco. Dice, ma quindi alla fine Giovanni c'è? Io non lo so, io sto Giovanni non lo conosco, quindi... Forse si riferisce a Giovanni Ferri, che era un ragazzo che... E ci segue a tutti i concerti e forse ci segue anche oggi in chat. Okay. Allora, intanto ringrazio Gianfranco per le domande che vi ha fatto e spero che ne possano arrivare delle altre, che possa farne delle altre, magari dopo che ascolteremo i brani dei Solaris. E chiedo a Giovanni, se è in ascolto, di farci un saluto, che sia o nella diretta di Facebook o che sia sul nostro sito di www.radiosaiuz.it. Chiedo appunto a Giovanni di farsi sentire. Allora, visto che sono già le 22:18 e comunque abbiamo alcuni brani da far ascoltare i nostri teleweb radio ascoltatori, direi di ascoltare i brani dal vostro primo EP che si chiama L'Orizzonte degli Eventi e chiedo a Testa di Caso se ha scelto il brano. Testa di Caso, hai scelto il brano? Detta così! Proprio, mamma mia, sì, comunque l'ho scelto. E non ve lo dico. Sorpresa. Sorpresone. No, scherzi a parte, io ho scelto il brano, è Luna. Mi piace, mi ispira. Bene. Quindi che faccio? Lo mando o non lo mando? Mandalo. Lo mando? Brano partito, buon ascolto. Rich
E rieccoci qua! Spero che il brano vi sia piaciuto. A me personalmente sì. Che dire, qui il vostro testa di caso, Gabriella è andata a farsi un cicchetto, ma voi non glielo dite. Azzo, Gabri. Gabri, solo una cosa, devo fare un saluto, giustamente, è più che doveroso, a tre donzelle che ci stanno ascoltando, che sono Sabrina, Sara e Sara, e non è uno scioglilingua. E care ragazze, vi saluto tanto, un bacione, un abbraccio stretto stretto a tutte e tre. Sabri, mi raccomando, la prossima volta ti do anche un'altra testata. Che cattivo che sono! No, ridendo scherzando, un abbraccio immenso. Ragazzi, che dire? Io vi ripasso nelle mani della cara Gabriella. Allora, parlateci, visto che abbiamo un po'... abbiamo ascoltato Luna, magari parlateci di come è nata questa canzone, di cosa parla, come è nata l'ispirazione, non so, chi l'ha scritta di voi, non so. Tra l'altro, ecco, anche questa è un'altra cosa che mi piacerebbe approfondire, oltre alla canzone, è proprio anche il fatto di chi scrive i pezzi. Intanto parliamo di Luna, poi magari andiamo un po' più in generale. Quindi non so chi di voi vuole rispondere sulla canzone Luna, chi l'ha scritta, com'è nata, di cosa parla. Dunque, sono... i testi sono tutti miei, sono Alberto, okay. La voce, insomma, okay. Mentre le parti strumentali nascono un po' da tutti, sarà prova in realtà. Le ispirazioni principalmente sono un po', come dire, tutto quello che viviamo, poi rifiltrato tramite un linguaggio magari un po' ermetico, in modo che possa essere fruibile da tutti, anche se non hanno avuto le stesse esperienze personali. Ok. E... allora, per quanto riguarda come vengono scritte, cioè, talvolta prima i testi, talvolta prima la musica, non c'è una regola generale, diciamo. Ok, quindi sì, diciamo, scrivete un po' di getto, no? Come vi vengono fuori le idee. Certo. E c'è qualche idea, c'è qualche tema in particolare che vi ispira più di altri, che non so, delle cose che succedono nel mondo, esperienze personali, racconti, non so se c'è un qualcosa che ti fa scrivere di più, che di più, insomma, rispetto ad altri temi. Sicuramente, come dicevamo prima, l'influenza letteraria è importante. Okay. Poi quando viene in mente qualcosa, una frase da cui partire, uno spunto per arrivare a creare un testo, in realtà penso si mescoli un po' tutto. Ok. Allora, io è difficile dire, diciamo, di preciso cosa può far scaturire l'idea. Ok, allora, scusami se ti interrompo, ma da Facebook ci arrivano parecchie domande, sia da Facebook che dalla chat di Radio Science. Allora, vado in ordine con le cose che sono arrivate e rispondiamo un po' per volta, visto che ci sono parecchie domande. Allora, Davide Dell'Iga vi scrive: cari Solaris, cosa ne pensate dei Cucineremo Ciambelle? Credo siano anche loro un gruppo doom sludge stoner della Napalm Valley della California. Non so se conoscete questi Cucineremo Ciambelle. Cioè, vedo Lorenzo, sì. Sì, li conosco. Sì, ha ragione Davide, fanno più o meno quello che facciamo noi, sono veramente molto in gamba, perché un po' la Romagna in sé è una regione molto... molto stoner, ce l'abbiamo un po' nell'anima. Sì, quindi. Non l'avrei mai detto, non so perché, ma io non l'avrei mai detto. Abbiamo la fortuna di avere un locale che si chiama il Bronson di Ravenna, che anzi salutiamo Chris se ci sta ascoltando, che porta molto spesso gruppi del genere. E ci andiamo sempre ben volentieri, ecco. Ok. Allora... io non mi aspettavo che dalla Romagna arrivassero, diciamo, ci fosse un'influenza di un genere musicale così pesante, ma forse perché tutti noi, penso almeno io, associamo la Romagna alle balere, quindi... Probabilmente è proprio per quello. Non mi ricordo dove lo avevamo scritto, che noi in un'intervista,
probabile che noi facciamo quello che facciamo perché abbiamo sorbito per 50 anni Olca in tre quarti, quindi non ne possiamo, non ne possiamo più, quindi. Infatti, immagino, immagino. Allora, Federico Ciotti scrive: Ciao Solaris, volevo chiedervi se vi piace la musica emo. Che rispondete? Risponde Aldi. A me no. A Lorenzo sì. Quindi, ok, ma Lorenzo, ovviamente state scherzando, non è che a Lorenzo piaccia la musica emo, è una cosa No, seria. io ho anche un gruppo emo, si chiamano Ah! i Paris Saint-Germain, che saluto e torneremo. Ecco, questo è. Hai fatto Ok. anche la rima, bravo. Bello, bello. Io ti dico, per quanto so che la musica emo è abbastanza bistrattata, però anche a me piace abbastanza. Quindi. Sì, secondo me ogni tanto ci sta, eh. Cioè, adesso io penso che ci siano generi musicali ben peggiori, quindi non starei così a bistrattare così tanto la musica emo. E poi dalla chat di Radio Saiuz, un certo Zeta di Zorro, che è uno scioglilingua praticamente, vi chiede: Ciao a tutti, sono Pietro, ho avuto l'occasione di sentire Solaris a Ravenna in apertura agli UFO Mammut. Volevo approfittare per dire che suonano molto bene, mi piacciono molto. Il chitarrista ha una bellissima SG. Non so che cosa sia SG, scusate la mia ignoranza, È una ragazzi. chitarra. Ok. E poi, quindi, questo Pietro voi lo conoscete o è un vostro fan comunque? Lo conosce, ma non mi viene in mente Al nessuno. momento non ha neanche mai viene in mente qualcuno che non è Ok, Pietro. allora magari è un vostro fan che vi segue nei concerti. Lo salutiamo, grazie Pietro diciamo, per il tuo commento, che è più un complimento alla band, quindi Pietro vi apprezza molto. E allora, Giovanni Ferri vi scrive: Ciao Solaris, sono il vostro Giovanni. Scusate il ritardo, ma in tangenziale c'è stato un incidente, c'era traffico. Fantastico, ti amiamo. Ciao, Julius, grande! Ciao! Quest'oggi la chat è abbastanza movimentata, grazie ragazzi a tutti quelli insomma, che stanno scrivendo. Io direi Testa di Caso, non lo so, io un altro brano lo ascolterei, lo so che è un po' presto, però visto che i brani ci sono, io direi di farli ascoltare, no? Che dici? Va bene, cioè, che dico? Beh, è ovvio che li facciamo ascoltare i brani. Scelgo io però, eh? O volete Vai, scegliere scegli voi? tu. Vai, vai, prego, sentiamo. prego. Ah, bene, però perché ce n'è uno che mi ispira. Non ho avuto ancora modo di ascoltarlo, vi avviso. Vai, ci fidiamo. Vi fidate? Ah, beh, i brani sono loro e sono belli. Io mi fido dei Solaris. Benissimo, ragazzi. Questa allora è nottetempo e sono sempre loro, i Solaris. Buon ascolto. Brano partito. Thank you.
E buonasera, bentornati qui come al solito su www.radiosaiuz.it. Siamo sempre in diretta, come sempre sul nostro sito, ma anche su Facebook. Nei prossimi giorni troverete questa puntata, se ve la siete persa, sul canale YouTube, altrimenti potete riguardarla tranquillamente anche sulla nostra pagina Facebook. Intanto ringrazio chi ci ha scritto finora nelle chat e chi ci ha fatto delle domande. E vi chiedo di continuare a scrivere e soprattutto di dirci cosa ne pensate dei Solaris che sono qui con noi, in particolare abbiamo Alberto e Lorenzo. Allora, intanto mi ha incuriosita molto il titolo di questo vostro brano, perché si chiama Notte e Tempo e io, che sono una grandissima fan di Harry Potter, mi ricorda l'autobus che prende i maghi in difficoltà e li porta nel primo riparo sicuro, che si chiama appunto Notte Tempo. Questo autobus si chiama Notte Tempo. Vi siete ispirati per caso ad Harry Potter? In realtà no, però bel collegamento, non me lo ricordavo. E questo Notte Tempo per voi che cos'è? La canzone parla di, fondamentalmente di tutti quei momenti quando si è soli con se stessi, di notte, tra virgolette. Okay. E iniziano ad arrivare i pensieri più disparati, diciamo. O disperati, non so, dipende. Beh, anche disperati, mi piace questa cosa. Allora, io, giusto perché la serata è partita un po' polemica, non so, questa sera le domande o i commenti, cioè voi siete un po' così, cioè secondo me voi al pubblico arrivate in una maniera... senza sfumature, non so come spiegarlo, cioè, almeno dai commenti di questa sera mi è sembrato di capire che o piacete o non piacete. Uno sputo in un occhio! allora, intanto, Biscottino prima ci aveva scritto che non aveva capito che genere facevate, comunque lo riassumiamo: per Biscottino fate dello stoner, doom, insomma un po' un genere pesantino, un rock pesante, però... E con testi in italiano. Allora, Biscottino ci ha appena scritto che il genere non gli dispiace, però non è un grandissimo fan di questo genere musicale. Quindi, vabbè, sono gusti, infatti questo è quello che dicevo, cioè non c'è una via di mezzo. Dai commenti che abbiamo ricevuto finora mi sembra che Solaris o piacciono o non piacciono. C'è poco da discutere, diciamo così. E da un lato questa è anche una cosa molto positiva, perché nel bene o nel male la gente si fa un'opinione di quello che fate, quindi io la reputo comunque una cosa comunque positiva. Allora, Iaroso, giusto perché stiamo andando in polemica, ha una domanda per voi e scrive: cosa ne pensate della scena indie italiana? Perché secondo me fate tanto gli alternativi, ma alla fine siete mainstream. Ta-da-da-da! Caro Alberto e Lorenzo, cosa ne pensate di questa cosa? Che siete, alla fine siete alternativi, ma invece siete mainstream. Hai ragione, perché infatti domani partirà la prima linea di abbigliamento. Noi poi siamo mainstream perché noi guardiamo solo ai soldi. Noi non ci interessa. Certo. Siamo ricchi. Esatto, infatti, tant'è che se volete offrirci delle date, noi siamo volentierissimi, noi molto volenterosi a venire a suonare dappertutto, facciamo anche cresi nei matrimoni, feste, problemi, qualsiasi cosa. No, io, cioè, mi permetto di, adesso non voglio, cioè, non diciamo, in questo momento voglio esprimere la mia opinione, mi esulo dal fatto che sono una conduttrice, voglio esprimere l'opinione non per difendere gli ospiti che abbiamo in trasmissione, perché ci tengo a dirlo che io intanto non ci guadagno niente e secondo poi comunque neanche li conosco, quindi non mi permetterei mai di prendere le parti di un ospite solo perché è un ospite, però mi sento di dire che per quello che io ho potuto ascoltare della musica dei Solaris prima di entrare in diretta, posso dire che tutto mi sembrano fuorché mainstream, anzi credo che fare un genere così pesante e in italiano non sia una cosa facile, anzi penso che sinceramente sia anche una cosa abbastanza originale e che secondo me con la scena indie italiana hanno ben poco a che fare, cioè, perché comunque presentare dei brani anche da 5 minuti, 6 minuti, tutto mi sembra fuorché mainstream, perché i brani mainstream sono da 2 minuti e mezzo / 3.
E non mi sembra un genere questo così mainstream, cioè scena indie italiana, mi vengono in mente altri gruppi che non voglio fare nomi, che comunque non mi dispiacciono, per l'amor di Dio, perché comunque è sempre un genere musicale che può piacere o no, però io non li non associo assolutamente i Solaris con questo genere indie italiano, cioè, anzi il genere secondo me che propongono i Solaris è anche un genere abbastanza alternativo e di nicchia, cioè io mi permetterei anche proprio di usare questa parola, cioè, secondo me è un genere musicale di nicchia. Poi ditemi quello che volete, Iaroso, scrivimi se non sei d'accordo con quello che ho appena detto. Così magari ci confrontiamo. Io comunque personalmente non sono d'accordo. Allora, poi un anonimo ha scritto: non male il genere, non sono un fan, però non mi dispiace. Ok. È biscottino l'anonimo, si è firmato dopo. Biscottino, ok. Poi Libero Libero Cola scrive: i Solaris non mi piacciono tanto finora, però sono simpatici. Dove posso sentire altre canzoni per conoscerli meglio? Ecco, giusto. Visto che non siamo abbastanza mainstream, non abbiamo ancora dato i vostri contatti social. Dove può la gente comprare, ascoltare, scaricare i vostri brani dal vostro EP? Allora, si possono sentire su tutti i portali, quindi su YouTube, su SoundCloud, su Bandcamp, Spotify... E poi per Deezer, esatto, anche music, sì. Per acquistare il disco invece su Bandcamp, iTunes, okay. Amazon Music e poi basta, questi ai concerti e ai concerti, veniteci a sentire, prendete il disco fisico che è anche molto bello. Ok, allora scusate, mi sono un attimo persa. Intanto Libro Cola, spero che tu abbia preso nota di dove puoi sentire i Solaris. Comunque, cioè, ci sono dappertutto, quindi non avrai sicuramente difficoltà a trovarli. In ogni caso aggiungili su Facebook, metti mi piace alla loro pagina, che è sempre una bella cosa. Allora, mi stavo un attimo perdendo nelle domande, perché non ho molto capito se questa domanda di cioccolatino fondente sia rivolta a Radio Saiuz e ai Solaris. Io personalmente... Scusa se ti interrompo, Gabriella, credo, da come ho letto è rivolta a Radio Saiuz, ma vedo che Saiuz ha già risposto lui, quindi per okay, me perfetto. Si può sorvolare, non è inerente comunque né al programma né agli ospiti, onestamente. Esatto, infatti io non capivo se era una domanda rivolta a noi o rivolta agli ospiti, comunque io tra l'altro non ne so niente, quindi veramente me ne tiro fuori, direi che magari poi vi aggiorneremo più avanti, perché tra l'altro in questo momento non riesco neanche a vedere cosa ha scritto Saiuz, quindi magari dopo ne parleremo. Allora, Davide dell'Iga scrive: raga, io sinceramente un passaggio in macchina dai Solaris non me lo faccio dare nemmeno se mi pagano, anche se sono un mago in difficoltà. Mi è piaciuta sta cosa comunque. per il viaggio, penso che sia dovuto al fatto del nostro tempo. Io invece un passaggio dai Solaris sinceramente me lo faccio dare, anche perché un giro in Romagna sinceramente ci sta sempre. Allora Libero Cola dice: ho messo mi piace la pagina, hanno tanti bei meme croccantini, non so cosa sia, comunque questa sera i commenti sono molto criptici, almeno per quanto mi riguarda. Allora, io vi chiederei, visto che abbiamo un po', diciamo, abbiamo fatto una chiacchierata un po' generale per quanto riguarda il vostro gruppo, vi chiederei magari qualche informazione in più sul vostro EP, l'orizzonte degli eventi. A cosa, appunto, sì, vi siete comunque ispirati a letteratura, ma se questo EP ha un filo logico, cioè segue, diciamo, più un concept album, oppure sono delle canzoni che ognuno ha un tema diverso, non so, parlateci un po' del vostro EP. Allora, nasce come un disco normale. Ok. Noi... I nostri pezzi li abbiamo scritti tra il 2015 e il 2017,
Però ci piace un po' pensare che in fondo sia un po' un concept, dietro un'idea, l'idea di solare, l'idea di un oceano, di una forza inamovibile, di una forza imponente che incontra un oggetto inamovibile, quindi che si scontrano e che insieme formano appunto un'onda, e quell'onda ci piace pensare sia il nostro disco, ecco, la nostra musica, e l'impatto, ecco. E questa è un po' la nostra idea. Quindi dopo ognuno è un po' come un'opera d'arte, ognuno si vede quello che vuole. E quindi non venga se qualcuno ci vede dietro un concetto, ci vede dietro un'idea al nostro lavoro, noi siamo solo che contenti. E il vostro la vostra copertina a cosa si è ispirata? Ah, questa è Albi, risponde Albi che l'ha fatta lui. Sì, la copertina è nata un pomeriggio a casa di Faride, che è il chitarrista che salutiamo. Voleva essere come tra virgolette, un altare. Abbiamo trovato tanti oggetti che ci piacevano e li abbiamo usati per creare un'immagine che racchiudesse, tra l'altro, anche i cinque titoli dei brani. Tra gli oggetti nascosti ci sono dei riferimenti, diciamo. Sento e non sento in realtà. In effetti anch'io in questo momento. Ok, adesso vi sento. Perfetto, gli scherzacci della rete. Gabri, ci sei? Io ci sono, ci sono. Ok, Stavo perfetto. ascoltando. Vai, continua pure. Alberto, Sì. Tutta sì. la realizzazione grafica l'abbiamo autoprodotta, è venuto stampato anche bene, devo dire, sono contento. Tutto qui, direi. Allora, io vi chiederei, visto che ci stiamo avvicinando comunque alla fine, vi chiederei se avete delle date in programma e se sì, dove possiamo venire a vedervi. Possiamo annunciare la data nuova? Sì. Vai, che l'abbiamo tenuta come sorpresa per questa puntata. Ci vediamo il 24 marzo al Circolo Corto Maltese di Fabriano, in provincia di Ancona. Questa è la nostra prossima. Mi Quindi, sentite? sì, quindi girate comunque anche un bel po', perché Ancona non è proprio dalle vostre parti. L'anno scorso abbiamo fatto Milano, abbiamo fatto Però. Arcore, poi Bologna, quindi a noi piacerebbe molto girare, ecco, se ci fosse l'occasione gireremmo soltanto. E allora, c'è un anonimo che vi chiede in chat. Quanti anni avete? Effettivamente, anch'io me lo stavo chiedendo già da un po', però mi venivano sempre in mente altre domande e quindi questa l'ho lasciata un po' per ultima. Ringrazio la persona che ci ha scritto in chat che vi ha fatto questa domanda. Quindi, quanti anni avete? Complessivamente o una per ciascuno? Possiamo fare anche complessivamente, non so, dipende se siete molto diversi come età, cioè ovvio che se avete uno a 60 anni e l'altro ne ha 20, magari... Diciamo allora età per età, ma un circa anche, non è che dovete essere per forza precisi. Complessivamente penso che siamo attorno ai 104. Ma siete giovani? Sì, Sì. molto giovani, siamo giovani, Albi, siamo giovani. Sì. Io mi dicono tutti che sembro un vecchio, però secondo me è perché porto la coppola. Porti la coppola, questa E lo cosa mi scacciapensieri? interessa. Quello no, però ho delle chitarre acustiche, forse sono. Non saprei. Questa cosa come mai porti la coppola tu che sei in Romagna? Un giorno mi è caduta in testa e ho deciso che sarebbe rimasta lì, quindi. Quindi mi vuoi dire che quando una persona magari è dietro di te in macchina, magari hai anche la panda, pensa che tu sia un vecchio, poi ti sorpassa e in realtà vedi che sei Può darsi, giovane. può darsi. Hai una panda, ce lo No, confermi? non, purtroppo no.
Ok, spero che non ti metterai a guardare i cantieri. Ancora no, ma ci sto lavorando. Ci stai andando vicino. No, e allora niente, aspetteremo nei prossimi anni un cambio, diciamo, radicale di genere musicale. Ti vedremo nelle balere. Esatto. Allora, intanto ecco, è arrivata, scusate che mi sono persa un attimo prima con i commenti, perché ne sono arrivati veramente un bel po' questa sera. Siamo molto contenti di questo, perché vuol dire che siete seguiti e comunque ci sono dei fan affezionati e anche delle persone magari che vi apprezzano o non vi apprezzano, comunque si fanno sentire, quindi questo ci piace. Allora, allora scusate, io non so cosa ci sia scritto, comunque mi scuso con la persona se lo pronuncio male. Vibia Matida, ciao Solaris, un saluto speciale a Lorenzo. Poi dice Solaris, per piacere mi salutate in diretta, è un saluto speciale a Lorenzo, quindi non so se conoscete questa o questo Vibia Matida, non so Lorenzo Alberto. Un saluto, ciao Vibia. Saluto. Ciao. Questo saluto molto timido mi è piaciuto, poi ne parleremo probabilmente nel fuori onda. Allora io direi che, visto che è arrivata una certa, perché sono le 22:53, sì che è vero che comunque abbiamo iniziato 5 minuti in ritardo, quindi comunque recuperiamo questi 5 minuti, io, caro testa di caso, manderei in onda un altro brano. Ce l'abbiamo? Certo, l'ultimo che mandiamo. No, allora, non è l'ultimo. Non è l'ultimo, o Erode o Leviatano. Infatti avevo preparato Erode. Perfetto. Va benissimo. Ottimo. Va benissimo. Ottimo! Quindi, Gabri, io mando, Vai, mando. Lo lancio. Vai, lancia. Brano lanciato, buon ascolto. Thank you.
E bentornati qui su www.radiosaiuz.it. Allora, come sempre siamo in diretta con i nostri cari Solaris, abbiamo ascoltato un po' di loro brani, ci stanno piacendo molto e adesso io ho perso un attimo il link, vediamo se lo riesco a ritrovare, eccolo. Mi interessava molto parlare del vostro singolo Specchio, perché ho visto su YouTube che avete un bellissimo videoclip. Allora, io vi chiederei in generale di cosa parla la canzone e per il videoclip come l'avete pensato, chi lo ha realizzato, perché è effettivamente molto molto bello. Allora, per il video l'ha fatta una ragazza che si chiama Chiara Chemi, di Bologna, un'amica di Alan, il nostro batterista. È un video veramente incredibile, ha fatto un lavoro spaventoso, anzi non finiremo mai di ringraziarla perché non ci aspettavamo un risultato così, così bello, ecco. E, anzi, la ringraziamo ancora live per quello che ha fatto, perché è veramente veramente bello. E poi per Specchio passo la palla ad Albi, che il testo è tuo, quindi ce ne parla lui. Mi sento male. Ci senti? Prova, ci senti? Noi ti sentiamo. Ok, adesso sì, meglio. Dunque, Specchio è un... se vogliamo, anche quella può rientrare nello stesso range. Okay. È un momento in cui ci si autogiudica, si viene appunto a fatti con se stessi, appunto di fronte a uno specchio. Vi consiglio di fare attenzione ai testi, se decidete di ascoltarci, fateci sapere cosa ne pensate. Ok, per quanto riguarda il video, cioè, diciamo è un video, non so come definirlo, cioè un po' onirico, no? Un po' distopico quasi, non lo so. È un po' inquietante per certi versi. Era questo che volevate anche esprimere, un po' l'inquietudine, l'ansia? Dunque, quando... In realtà noi non abbiamo avuto preview del video prima di pubblicarlo, quindi è stata una sorpresa anche per noi. Però okay, il risultato siamo soddisfattissimi e penso che abbia colto, diciamo, il mood della canzone. Ok. Anzi, direi che è stato bello averlo come sorpresa, tutto completo. Ok, allora io intanto ringrazio la ragazza che l'ha realizzato, perché per me è veramente spettacolare, molto, molto bello, mi è piaciuto veramente tanto. E, allora, abbiamo delle domande. Antoine scrive... Ciao Solaris, molto bella Erode, però non è cantata, è voluto oppure vi siete sbagliati? mi sono dimenticato di dire la voce. Cioè, sbagliati, sì. È che dovevamo fare tutto nello studio di Stonebridge, anzi salutiamo Andrea e Alan che dove abbiamo registrato, e avevamo i tempi stretti e abbiamo deciso di non cantarla perché siamo mainstream. Quindi... No dai. A parte gli scherzi, comunque so che non è l'unica canzone, giusto, che non è cantata. Ne avete delle altre nel disco che non sono cantate, se non sbaglio. Nel disco no, ma in quella lavorazione qualcosa abbiamo di strumentale, sì. Ok, allora, un secondo che mi scrivo un attimo in chat, perché ho dimenticato stasera di fare il login. Ecco, ho postato anche il vostro video sulla nostra chat di Radio Saiuz. E Giovanni Ferri vi dice: Solaris sempre grandissimi, grazie a voi e Radio Saiuz per avermi tenuto compagnia mentre cenavo con una bella piada spessa come ce ne sono solo in Romagna. Bravo! Sono d'accordo. Buon appetito! Che invidia che mi fai, Giovanni, veramente. Guarda, io non mangio una piada romagnola da sarà almeno 2 anni e non vedo l'ora di tornarci per mangiarne, veramente, perché sono buonissime e uniche le piade romagnole, veramente. Quindi ti invidiamo e grazie a te per averci ascoltato e per aver ascoltato i Solaris durante questa serata. Ci fa sempre molto piacere che appunto
siamo seguiti e che voi seguiate gli ospiti che abbiamo in trasmissione. Allora, cari Solaris, siamo proprio agli sgoccioli. Questo mi è, scusate, sto ridendo perché è appena arrivato un commento sulla chat di Radio Solaris, mi fa molto ridere. Ho letto adesso. Stavo cercando di capire come era scritto e poi ho realizzato dopo che la persona che ha scritto il messaggio ha scritto il nome della band esattamente come si pronuncia, quindi non in inglese ma proprio la pronuncia, quindi stavo cercando di capire la band e ci sono arrivata con 10 secondi di ritardo. Allora, Joscom, non so chi sia, se voi lo conoscete, un certo Joscom, bravi, mi ricordate Queens of the Stone Age, scritto proprio Queens con la C-U-I-N-S of the Stone Age. Quindi perché non si scrive così? Esatto, questa è la versione romagnola, diciamo. Queens of Stone Age, io me li vedo, mi vedo il cantante in Romagna, che con la band chiamata in questo modo. Beh, io direi che Joscom vi ha fatto un bellissimo paragone. Perché essere paragonati a Queen of the Stone Age, tanta roba, no? Tanta roba. Grazie, e grazie mille. Immagino che sia anche un gruppo a cui voi vi ispirate. Certo, sì. Allora, noi siamo arrivati questa sera agli sgoccioli. Io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, coloro che ci hanno scritto. E vi ringraziamo veramente tanto e a me è piaciuto personalmente avere in trasmissione i Solaris, perché ho trovato in loro comunque una vena secondo me molto alternativa, contando che si tratta di Italia, di Romagna, e penso che non sia un genere così scontato in Italia, nel nostro paese, soprattutto un genere così pesante realizzato in lingua italiana, e quindi io personalmente l'ho trovato molto interessante e mi è piaciuto veramente tantissimo il vostro videoclip del singolo Specchio. E niente, allora io vi darei spazio, giusto un minuto o due, se volete dire qualcosa di altro, o se volete ricordare le vostre pagine, i vostri social, se volete ricordare dove suonerete, se volete ricordare dove acquistare il vostro disco, e se volete anche salutare qualcuno a casa, i vostri amici della vostra band, so, vostre fidanzate, vostra mamma, salutate chi volete. Ciao ma butta la pasta. No, scherzo, dai. Non so se volete salutare i vostri amici della vostra band. Allora, salutiamo, almeno io saluto, vabbè, a parte Paride Ozzi, saluto i ragazzi di Rumori Forti Inch che ci stanno seguendo. E poi Albi, se te vuoi salutare qualcuno. Saluto Simone Trequattrini che ora è in Inghilterra ma ci sta seguendo. Ok, insomma, basta. E tutti i vostri fan che vi seguono a tutti i concerti. Esatto. Non è il nonno Paolo. Nonno Paolo, grande. Va bene, allora dimmi se vuoi aggiungere. Una cosa al volo, seguiteci su Facebook, su Instagram, dappertutto, e magari c'è l'occasione di venirci a sentire, così comprate il disco, ascoltate quello che facciamo live e chissà. Certo, no, sicuramente sosteniamo la musica italiana, la musica emergente, gli artisti emergenti che ci mettono veramente tanto cuore, tanto impegno per cercare di farsi ascoltare, e io apprezzo il fatto che Solaris facciano un genere veramente di nicchia e per me poco scontato, poi magari, che non sono un'esperta di questo genere musicale, scoprirò che ci sono altri 10.000 band tipo i Solaris, però io non penso, sinceramente, mi è sembrata una cosa molto originale. E in extremis c'è un commento, aspettate che leggo. Ciao Gulotta, ti voglio bene. C'è un certo Davide, sempre di Liga, che scrive: Albi è un vecchio giovane travestito da vecchio. È un, sì, quel cazzo. Una... C-
Cara Gabri, stai arrivando a singhiozzi. Che succede? Sarà il solito problemino di Skype. Cara Gabri, sei arrivata a singhiozzi. Io volevo chiedere invece ai ragazzi il brano finale. Beh, direi specchio. Specchio. E specchio sarà allora. Gabri, tu ci sei ancora? Bene. Cioè, tutto qui. No, è che sento anch'io a scatti in questo momento, quindi se quando dite qualcosa ogni tanto mi sfugge. E allora noi ci risentiamo lunedì prossimo con altri artisti e sempre qui su radiosaiuz.it. Ringrazio i nostri Solaris, Alberto e Lorenzo per essere stati con noi, è stata veramente una compagnia piacevole. E abbiamo trovato appunto degli artisti e degli amici nuovi. Venite a trovarci quando vorrete di nuovo, se avrete un nuovo disco, un nuovo lavoro, un nuovo videoclip, contattateci, sapete sempre che noi siamo qui a vostra disposizione. E caro Testa di Caso, ti passo la palla. Ti ringrazio cara Gabri, mi prendo la palla e me la porto via. Ne approfitto per i saluti, ringrazio anch'io i nostri ospiti, quindi Solaris, per essere stati con noi. Quando vorrete ritornare, come ha detto la buona Gabri, siete ben accetti, a Radio Sayuz apre le porte a voi, dico onestamente. Quindi mi raccomando, però portate anche la pietra magnola, che è buona. Esatto. E che dire, grazie ancora, come direbbe il buon Sayuz, saluto tutto il condominio di Radio Sayuz e con questo a lunedì prossimo. Io vi lascio con questa chicca, questa perla mi piace dire. Che è specchio, sì. Sempre loro, i Solaris. Buon ascolto e buonanotte. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Che ti deluderò!